Il caso, suo malgrado, gli ha portato in dote una pubblicità a cui avrebbe fatto volentieri a meno, tanto da decidere di spegnere i riflettori ringraziando le decine di attestati di solidarietà ricevuti, soprattutto dal mondo cattolico. Lui, Saifedin Maarufi, tunisino di 38 anni, arrivato 4 anni fa in Italia, imam responsabile della moschea di Lecce, è ritornato alla vita di tutti i giorni, diviso tra il lavoro e il suo impegno con la comunità islamica. Sulla sua vicenda, esplosa sul web con tanto di attacchi e minacce per aver ritenuto possibile sul proprio profilo Facebook che una famiglia festeggiasse il compleanno del proprio figlio, pertanto in contrasto con quanto predicato dal Corano, la Digos di Lecce ha avviato un'indagine, seppur in assenza di una denuncia formale. L'aggressione subita sul social, dove l'imam è stato paragonato dai cibernauti vicino al demonio perché è innovatore, seppur non ingigantita dagli investigatori, non viene neppure minimizzata, con l'attivazione di una serie di controlli mirati ad individuare da chi e quanti possa essere arrivato l'attacco sul web. Italiani convertiti all'Islam, sembrerebbe. Ci siamo dotati.